allenatore della Flaminia, Filippo Simeoni. Bravo Filippo, anche lui è uno dei meno giovani in gruppo. Filippo Simeoni che in carriera ha vinto due tappe alla Vuelta di Spagna. La prima nel 2001, la seconda... Nasi con Paolo Bettini. Comincia a essere stanco Filippo Simeoni, l'inseguimento del gruppetto. Andiamo da Pancani, Francesco. Sì, Auro, per confermarti che mi sembra di poter dire che la tua impressione su Ricco è azzeccatissima. Infatti ogni mossa di Paolo Bettini è seguita proprio dal modenese. Poco fa, per esempio, nel tratto finale a tre corsie aveva sulla destra la Garrel, Ricco ha quasi fatto un po' a gomitate proprio per non lasciarsi scappare Paolo Bettini, che era nella parte centrale di questo gruppetto, ricordiamolo, formato da una trentina di corridori, forse qualcosa meno, e Ricco appunto ha dato anche qualche gomitata per liberarsi, per non perdere la ruota di Bettini. A voi. Vediamo Paolo Bettini che adesso si lascia sfilare nelle retrovie di questo drappello. Intanto si è alzato proprio un forte vento, ma favorevole rispetto alla marcia dei corridori, e continua l'azione di Filippo Simeoni che ha ancora 10 secondi di vantaggio. E siamo all'ultimo chilometro, ultimo chilometro per Filippo Simeoni. Dietro la Liquigas all'inseguimento. Se non ci sarà accordo potrebbe coronare Filippo Simeoni questo suo tentativo da lontano, ma adesso è Leonardo Bertagnoli con Manuel Quinziato che stanno pilotando Filippo Pozzato per questo sprint. 9 secondi ancora per Filippo Simeoni. Stanno ormai per imboccare Papa Giovanni XXIII, il rettilineo finale di 500 metri. Vedete Filippo Simeoni ancora un discreto margine di vantaggio. Sono infiniti, saranno infiniti per lui questi metri che restano. Qualcuno probabilmente ha preso sotto gamba il tentativo di Filippo Simeoni. Ancora un leggero margine di vantaggio. Filippo Simeoni ancora davanti. Si volta, è una volata alle spalle di Filippo Simeoni. Stanno recuperando, ma vince Simeoni. Secondo arriva Visconti e terzo Pozzato. Sembrava terrorizzato Filippo Simeoni, a 50 metri dal traguardo non ne aveva più, ma è riuscito con una tenacia incredibile a mantenere un margine sufficiente per laurearsi campione d'Italia. Perpetrando da 8 chilometri circa di Filippo Simeoni una resistenza sin sulla linea del traguardo e una vittoria.